Sappiamo gioire sempre le gioie degli altri, sappiamo condividere la felicità degli altri. Penso che questa lezione sta sempre davanti a noi, che questa lezione abbiamo sempre ancora da fare, da studiare e da studiare bene, per tutta la vita, perché insieme con San Paolo possiamo ripetere, diciamo, alla conclusione, alla fine dei nostri anni queste sue parole. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Carissimi del Signore, uniamo le nostre voci nei nostri cuori un'ardente preghiera a Dio Padre, perché fonda il suo spirito sull'intera fraternità sacerdotale e su tutto il popolo di Dio. Preghiamo insieme dicendo: ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Per la Chiesa, per la nostra Chiesa particolare di Teramo Agri e per il nostro Vescovo Michele, perché non si stanchi mai di annunciare al mondo la parola del Signore che farà germogliare nei cuori il desiderio di salvezza, preghiamo. Ravviva in noi il dono per il nostro padre Stanislao, che oggi nell'Eucarezia rende grazie per il 25° della sua ordinazione, perché il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l'imposizione delle mani. Preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Per le nuove vocazioni sacerdotali, perché i germi di vocazione che Dio semina a piene mani nel campo della Chiesa fruttificano in generose scelte di vita al servizio della comunità, preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Per tutti i sacerdoti defunti che in passato hanno guidato le comunità del nostro centro pastorale, siano particolarmente presenti nel ricordo e nella preghiera di questa giornata giubilare, perché possano godere della gioia perfetta nel convito eterno, preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Per noi qui riuniti, provenienti dalle comunità del nostro centro pastorale, dalla mensa della parola e del pane e della vita, sappiamo trarre alimento per la nostra fede e sostegno nelle difficoltà della vita, preghiamo. Ravviva in noi il dono del tuo spirito, Signore. Padre Santo, guarda la tua Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo del tuo Figlio, fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Benedici, Signore, questo sacrificio di lode e rinnova con il vigore del tuo spirito il ministero sacerdotale a cui senza mio merito mi hai chiamato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente, cosa buona e giusta, lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, da cui proviene ogni paternità, nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno sacerdote, servo obbediente, pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni mistero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo. Con la varietà dei doni e dei carismi, tu scegli e custodisci i dispensatori dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.
nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in particolare durante questa messa preghiamo per i defunti Abramo, Gilda e Giovanni, preghiamo per il defunto padre di padre Stanislao, per tutti i defunti, i suoi familiari, parenti.